Beh, siamo freddi, distaccati. Sembra ormai che tutto sia chiaro. Abbiamo smesso di litigare, abbiamo smesso di punzecchiarci, abbiamo smesso di fare le ripicche, abbiamo smesso. Abbiamo disinvestito quel tipo di investimento, perché diciamo, ecco. È un po' come quando gli animaletti sono piccoli e i cuccioli giocano e cercano in qualche modo di sopraffarsi l'uno nei confronti dell'altro e fanno sempre baruffa, una volta è questo e una volta è quello, e poi non si sa bene chi ha cominciato e quando è cominciato. Per diversi aspetti io mi sento in imbarazzo. E comunque con questo periodo di che non è più un periodo, forse definitivo, non lo so. Al momento posso solo dire che potrebbe essere definitivo. Ho fatto tanta chiarezza dentro di me, ho guardato dentro di me, ho anche capito i miei conflitti, il fatto che è per me pensavo un pregio, ma ad oggi, visto i risultati, lo considero un difetto, il voler avere sempre ragione. Il volerla avere sempre vinta, voglio sempre, come dire, ecco, vincere io. Ma anche contemporaneamente ho capito che il mio voler essere necessariamente una persona amabile per gli amici mi ha portato, e anche tuttora mi porta a prendere molto tempo con le amicizie, con le cose un po' così, diciamo, ecco, di svago, no? Per cui solamente alla fine delle mie cose mi dedicavo, come si suol dire, ecco, all'amore, come quando una persona ha fatto tutto e poi alla fine torna a casa. Ovviamente questo non è durato, diciamo, ecco, o non l'ha fatto durare lei, perché francamente, guarda un po' che faccia. Credo che ci sia rimasto un po' male rispetto a quello che è stato il mio atteggiamento nei suoi confronti, ma credo anche che lei abbia maturato anche delle idee su di me, non dico sbagliate, ma forse dalla quale è difficile che possa cambiare. Una cosa è sicura. È cambiato quantomeno il nostro percorso di coppia, è cambiato probabilmente anche il sentimento riguardo a me. Io forse ho capito poco rispetto al potenziale capibile, o non che sono scemo, ma fino a dove posso arrivare. Perché forse io non mi sono mai posto il problema di comprenderla, ma mi sono solamente posto il problema che lei comprendesse me, capisse me, il mio punto di vista, perché io non ero molto disposto, diciamo, ecco, a passare con il mio cursore dalla parte sua. Non era mia intenzione essere una persona egoista, però mi rendo conto che sono stato ottuso e anche di averla fatta soffrire, di averle procurato sicuramente diverse mancanze. Ad oggi la conseguenza dei miei comportamenti, la verità è che la mancanza adesso ce l'ho io, perché a me manca lei. E non posso smettere di pensare a lei. E vorrei subito poterle parlare, poterla sentire. Perché? Perché le vuoi parlare? Che gli devi dire? Cosa gli voglio dire? Che l'amo alla follia, che l'amo come nessuno può amarla, solo io posso amarla così. Che per me è l'amore della vita. Lei è l'amore, non l'amore della vita, forse l'amore della vita a 20 anni, ma adesso per me lei è proprio, rappresenta l'amore. Ma mi accontenterei anche di meno. Mi accontenterei semplicemente di poterla sentire,
di potermi confrontare con lei, di sapere come sta, se sta bene, se è felice, di poterle dire come sto io, di essere anche così amici, di esserci reciprocamente di supporto. Ho sbagliato tutto. Scusate, eh. Ho totalmente sbagliato tutto. Ho veramente sbagliato perché penso di aver giocato male con lei, pensando di averla vinta, come ti dicevo prima. E anche mentendola, mentendo, dicendo bugie, facendo strategie, facendo cose che è vero, sì, fanno parte di me, del mio carattere, anche volendole infine manipolare, in ogni caso, come ti dicevo, anche se si può dire così, sottomettere, persino con la mia aggressività, con delle parole offensive, come se io alla fine potessi essere l'unica persona che la potesse riabilitare e dirle no, guarda che quello che ti ho detto non è vero. Perché pensavo che andasse così, invece si è offesa. Si è offesa per delle cose che gli ho detto e non mi perdonerà più. Non penso che le cambierà idea. È passato ormai troppo tempo. Ormai mi sa che questa cosa è finita. E a me resta solamente il rammarico di aver agito veramente male. Di aver gestito totalmente male tutto quanto ed è solo colpa mia. Ed è solo colpa mia. Spero che lei stia bene. Spero che lei adesso abbia ricominciato a vivere, che stia bene. Che si goda la vita perché se lo merita, che non stia più aspettando stupidaggini o altre possibilità, diciamo ecco, che non ha ben ponderato. È da molto tempo che tra noi c'è un blocco, è da molto tempo che, almeno dal mio punto di vista, è da molto tempo, però mi sembra ieri che si è alzato un muro che ha portato alla fine ultima e definitiva del nostro rapporto, perché io non ritengo di potermi presentare a battere cassa, come si suol dire, a poter dire neanche scusa anche dopo la gestione successiva, forse ci poteva essere qualcosa lì per lì. Io magari pensavo che poi magari lei si sarebbe fatta viva, che sarebbe bastato uno sguardo, che ci sarebbe stato un gesto di intesa. Ma io a un certo punto non ho più capito nulla, non l'ho più capita, sapevo più cosa pensare. A tratti ho pensato che lei avesse un altro, a tratti ho pensato che lei non mi avesse mai amato, a tratti ho pensato semplicemente che lei la volesse far finita, a tratti ho pensato veramente ecco di tutto. E in tutto questo onestamente non guardavo a quello che lei aveva dimostrato e dato nel periodo in cui siamo stati insieme e ci siamo frequentati. Io guardavo ai passi che sicuramente avrebbe, secondo me, dovuto fare lei, avrebbe potuto fare lei, che avrebbe dovuto risolvere sempre lei. Non ho visto, perché ti ripeto, il cursore di chi doveva essere capito stava tutto dalla mia parte. Io il capibile e lei l'incomprensibile. Infatti, quando avrei dovuto capirla, non ero in grado di capirla perché non mi ero mai posto dell'avviso di doverla comprendere, ma mi sentivo ecco, al centro dell'attenzione, troppo, mai troppo a dire la verità, più che troppo, mai troppo considerato, mai troppo capito, mai troppo su tutto. E questa è stata forse la sua fortuna e forse la mia sfortuna, forse semplicemente le cose dovevano andare così e io dovevo capire
forse devo guardare meglio le persone se mi interessano, anziché comprendere se che mi interessano nel momento in cui, diciamo, ecco, è passata la mia ira, è passato il momento, diciamo, ecco, critico, il momento pesante, il momento stressante, che magari a volte ci metto un po' di tempo a muovermi o a fare le cose o un po' capirle. Ecco, come ti dicevo, forse non ho del tutto compreso lei, però una cosa, ecco, l'ho capita, ho capito quantomeno che io ho sbagliato, su delle cose ho sbagliato. Mi piacerebbe poter ricominciare. Mi piacerebbe, ma ricominciare non nel corto periodo, ma ricominciare nel lungo periodo. Cioè, ricominciare la mia vita da quelle che sono state le mie scelte importanti dal punto di vista dei sentimenti e dell'amore. Ecco, avrei dovuto scegliere lei fin dal primo giorno in cui l'ho incontrata, fin dal primo momento in cui la nostra vita si è incrociata. Se fosse stato così, io non avrei fatto tutti questi fallimenti, non avrei accumulato tutti questi casini che ho combinato, ecco, nella mia vita. La mia vita sarebbe stata sicuramente, ecco, più equilibrata, con il giusto valore, con i giusti valori. E ad oggi probabilmente, anziché scontento, anziché quasi rinunciare, elemosinare o non saper neanche stimare cos'è amore, magari, ecco, sarei capace persino di essere un buon partner, che è capace di dare amore, di corteggiare, anziché risultare una persona così arida, egoista. Io pensavo di sistemare le cose un po' col sesso, no? Dico, ad un certo punto gli mancherò. Ed essendo disponibile, magari, ecco, mi cercherà quantomeno per avere qualche momento di intimità. Io pensavo questo. Pensavo così, ne ero convinto. Poi ho iniziato a preoccuparmi perché questo, ecco, non accadeva. Io ci avevo anche provato e quindi mi sono anche sentito rifiutato in questi termini, perché non mi sono sentito né scelto né una possibilità. Cioè, questo è il mio punto di vista, non che adesso voglio vedere solamente il mio punto di vista, però al momento di questo posso parlare, e l'ho vissuta come una sfida. L'ho vissuta come, beh, allora deve essere lei che prima mi ha detto di no, e allora gli devo mancare così tanto che mi deve cercare. Però io non lo pensavo dal punto di vista degli affetti, lo pensavo dal punto di vista diciamo, ecco, della fisicità, no? Che almeno fisicamente avrei potuto coinvolgerla. Però a quanto pare lei ha dimostrato benissimo di fare tranquillamente a meno di me. Io sì, anche io faccio a meno di lei, per carità, non è che dobbiamo stare assieme per forza. Però ci sono due cose importanti che non sono riuscita a lasciarmi alle spalle. E non le vedo come una fine, ma come un inizio. Un grandissimo affetto, un profondo affetto nei suoi confronti, ma anche come tutti gli stimoli che lei mi ha dato di farmi sentire, ecco, vivo, capace, mi ha in qualche modo, ecco, anche sconvolto la vita. Però non sconvolto la vita in senso negativo, sconvolto la vita, diciamo, ecco, come se mi avesse installato dei nuovi software, diciamo, ecco, sai quando ci sono gli aggiornamenti di sistema dei telefoni, tipo così, come se lei avesse aggiornato un po' quello che è il mio sistema, per cui io mi sono sentito un po' così all'inizio di tutto, come una vita che avevo condotto, un me stesso che avevo considerato e visto in un certo modo, paf. Caos. E adesso cosa faccio, cosa non faccio? Lei molto diversa e anche, se vogliamo, ecco, talmente differente,
a volte talmente, diciamo, libera dai paletti, coraggiosa, pronta a tutto. Il fatto che non avesse dimostrato disprezzo, paura o giudizi nei miei confronti mi dava tanta forza e mi dava tanto coraggio. Io mi sentivo guarito, sanato da tutto questo e vedevo la possibilità di un cambiamento, di prospettive diverse, di poter stare meglio. Ma in tutto questo insisteva tanto la mia paura, mia, non lei. Lei non c'entra niente, era solo mia, di essere abbandonato se avessi fatto vedere chi ero, cosa facevo davvero o come vivevo davvero. La mia paura mi ha portato a essere anche troppo severo, troppo freddo, troppo razionale, anche troppo cinico, a tratti anche, ecco, tagliente, anche ho peccato di, come dire, ecco, sentirmi un po' troppo autosufficiente, che non è vero neanche per niente. Ma probabilmente in me c'era la convinzione che il rapporto sarebbe ripreso, sarebbe stato questione di tempo, e ancora ad oggi ritengo che è una questione di tempo, ma penso che ci di tanto tempo, probabilmente sarà una questione di tanto tempo, il tempo che decantino tante cose, il tempo di capire tante cose, il tempo di avere una certa stabilità, forse anche di dimenticare un certo dolore che ancora è vivo, nonostante tutto è davvero vivo, impressionante come sia ancora così vivo. Lasciare tutto come una memoria, abbandonare quella memoria, magari forse sì, ci porterà a un recupero del nostro rapporto con una nuova lezione appresa, ma anche con la voglia di, sicuramente da parte mia, di essere più giusto, più corretto nei suoi confronti, ripeto, non solo dal punto di vista pratico, ma principalmente anche a dimostrarle che sono capace di portare avanti degli impegni, che veramente è così, che si può fidare di me, che la amo, che per me lei è tutto e che tutto quello che faccio lo faccio per me e per lei. Per lei e per me è la stessa cosa. Per lei e per me è la stessa cosa. E non ho smesso di sperare a una possibilità insieme, che non è una possibilità, è la possibilità, forse è la meta, lo scopo. E forse è talmente grande, è talmente reale e allo stesso tempo surreale, che a volte mi viene voglia persino di scappare. Ma allo stesso tempo mi sento molto stabile sentimentalmente nei suoi confronti da tempo, da tanto tempo. È come se continuamente facesse parte della mia vita e allo stesso tempo schiacciasse sempre quel pulsante. Sai, quando tu schiacci il pulsante, lo prenoti perché finalmente arrivi, anche se ci sono gli altri piani che lo stanno chiamando. Succede quando ti trovi, che so, negli ospedali o in certe strutture dove ci sono tanti piani, e allora ognuno, chi pigia prima, ha prenotato prima. E allora altre volte, diciamo, ecco, come si dice, l'ascensore è programmato affinché si possa aprire ad ogni livello, ad ogni piano, e così entra e esce chiunque, quando ci sono tante persone, proprio tantissime persone. Beh, no. Io non è così, io ho prenotato e prima o poi arriverà anche da me, però magari prima ci devono essere altre fermate, altri piani, altre tappe per me, per lui, per lei. Intanto rifletto, intanto maturo, magari intanto, che so, maturo talmente tanto da diventare stramaturo oppure vecchio. Però, come si dice, la tardanza non è mancanza, nemmeno quando lì è bruciata la passione, è veramente bruciato, perché veramente è stato forse troppo fuoco, e questo troppo fuoco ha lasciato devastazione. Probabilmente avrei dovuto controllare e gestire la fiamma. Adesso magari, sai, faccio dei confronti tra i nuovi progetti di vita, di famiglia, di coppia, di persone intorno a noi. E ho capito una cosa.
Ho capito una cosa, che conta che sto bene io e non conta solo che stiano bene gli altri, o quello che pensano gli altri di me, di quello che faccio e di quello che approvo, che approvino o che non approvino la mia vita. Tanto quando qualcuno non vuole approvare qualcosa della tua vita, stai pur certo, diciamo, ecco, che andrà sempre così, anche se prendi il premio Pulitzer per dire, il Nobel per la pace. Puoi star certo che ci sono persone che non vedranno mai veramente, o ti vedranno mai per quello che sei, ma ti vogliono vedere per la divisa che ti hanno messo in senso ontologico, e ti vedono sempre così, con quella divisa che loro ti hanno messo, anche se quella cosa a te non ti appartiene per niente. Adesso penso a stare bene, penso anche a, come dire, ecco, fare un po' una cernita rispetto a quelli che sono i ricordi, a conservare le cose belle, positive, e a sentirmi forte delle cose belle già fatte nel mio passato, ma anche a pensare che si possono rifare, si possono riprendere, riottenere. Forse serviranno delle discussioni, delle lotte, servirà lottare probabilmente, e per altre cose servirà prendersi le proprie responsabilità e rimboccarsi le maniche. È dura. Io non ho avuto una vita semplice, ho avuto sempre, come dire, una vita che sembra decollare e poi baff, precipita. Ed è un po' anche quello che è avvenuto con lei. Ma ho visto anche lei con un vissuto a volte simile al mio, senza motivo, senza che lei abbia commesso nessun errore, se non giustamente anche doversi difendere e anche accettare di non essere capita, cosa per la quale io mi sono sempre ribellato e che ho anche messo in pratica con lei, no? Il voler essere capito dalle persone a te vicino, accettato per quello che sei, visto per quello che sei. Beh, io ho visto in lei un esempio, perché lei è quello che è, a prescindere dalla divisa che gli mettono gli altri. Lei è palesemente chi è, noncurante o anche ribelle rispetto al togliersi quella divisa di dosso quando gli viene ordinato, è imposto di essere quella persona che gli altri vogliono che lei sia, ma lei non lo è. E vivere in pace del suo essere se stessa e aver accettato che non si può piacere a tutti. Ecco, credo che lei questo l'abbia applicato anche con me, dato che io, anche io in un certo senso, ho come voluto mettergli la divisa della mia partner, la divisa della mia donna, la divisa della mia persona, e che quindi da quella persona, come chi va a timbrare il cartellino, una volta iniziato il rapporto, deve fare delle cose per me, deve dimostrare, deve esserci, mi deve capire, tutto a me, tutto a me, tutto a me, tutto una sorta di cosmogonia. E lei è proprio la persona che mi ha fatto capire che questa cosmogonia non funziona. Non funziona sicuramente nel lungo periodo, può funzionare nel corto periodo, ma non nel lungo periodo se si vuole costruire qualcosa. Un costruire che sicuramente, ecco, per noi non avrebbe potuto mai essere come l'avere costruito per la prima volta, se io mi fossi, diciamo, ecco, accorto di lei a tempo debito, anzi, dalla prima volta in cui l'ho vista, come ti dicevo prima, senza distrazioni, o forse era tutto necessario. Adesso comunque sarebbe sempre meno, o comunque può anche darsi che siano solo miei pensieri, o mie illusioni, o mie idealizzazioni, o semplicemente sogni, o semplicemente dei sogni. Beh, può darsi che siano un po' tutte e tre le cose. Una cosa è certa: io sono stanco, mi sento molta pressione addosso, sento anche di
trovarmi in un momento molto particolare della mia vita in cui mi sento anche bloccato, mi sento anche intimidito e intimorito e allo stesso tempo arrabbiato, dipendente, come se dovessi tagliare tanti lacci, tanti legami e sentirmi finalmente libero. E dentro di me mi sento come, in un certo senso, ecco, una luce, ma qualcosa, ecco, che vuole emergere. E magari prima o poi, ecco, vedrà la luce. Ma sento anche di avere bisogno o di lei o di persone come lei che mi aiutino in questo mio percorso di rinascita, di riequilibrio e di maggiore concretezza, oltre a tutti i pensieri, oltre a tutto il sentimento, ma anche in concreto tutto questo poi che strada prende, cosa faccio, come mi comporto, sarò coerente, sarà tutto lineare. Io stesso non ho molta chiarezza in questo senso, ma cerco di avere fiducia, di avere tanta fiducia.